Nell'antica stupenda cittadina di Gavi, terra di grandi vini, c'è Linda, ristoratrice da 25 anni. Sui piatti sono piatti di materia prima, di buone cose della tradizione e poi cos'altro? Ha detto giusto, proprio cose della buona tradizione. Perché per esempio, è per assurdo, io seguo abbastanza le stagioni, nel senso che è stagione dei funghi, cioè i funghi, stagione dei tartufi, ho tartufi. In primavera io stessa mi vado a cercare le erbe nei campi per fare magari le frettate di certe erbe che ora non si, cioè nessuno le fa più. Io magari al pomeriggio, quando ho un po' di tempo, parto, vado lungo il fiume, mi prendo questi, come si chiamano, asparagi selvatici, eccetera, per farmi delle frittate che sono fantastiche. Ma chi lo fa ancora al giorno d'oggi? Nessuno. E poi... Ci vuole tanto tempo, tanta fatica? Ci vuole passione, che è diverso. Ci vuole passione e cuore. Passione, cuore e parliamo anche dei piatti. Dunque, noi quest'oggi abbiamo mangiato benissimo, quei ravioli erano meravigliosi. Partiamo dai ravioli. Ravioli è un nuovo piatto tipico di Gavi, non ci vuole una scienza per farlo, perché comunque io ho imparato da mia mamma, da mia nonna, ci vuole innanzitutto i prodotti di qualità e non fare economia. E le viene un raviolo fantastico, perché, e soprattutto non solo nel ripieno, però anche la pasta, perché per esempio al giorno d'oggi fanno tanti ravioli con delle paste, mettono degli additivi eccetera. Noi la pasta facciamo la pasta fatta a mano praticamente, uova, farina e sale, basta. E quindi c'è la differenza, perché se fai anche un ripieno buono e fai un impasto che diciamo industriale, non hai lo stesso risultato. Pasta tirata a mano, ma ci sono anche degli antipasti, è una lista di antipasti molto molto golosa. Gli antipasti è lo stesso discorso, perché lei ha mangiato dei fritti nell'ostia. Il fritto nell'ostia penso che sia un antipasto che lo mangi solo a Gavi, perché nel ripieno c'è cervella, animelle, eccetera, che sono delle parti del bovino che sono... minime, diciamo, e poi l'ostia che si bagna nel latte, si arrotola e poi si frigge, oppure il latte brusco, che il latte brusco è un altro piatto che nessuno fa più, magari qualche vecchietta in casa se lo fa, ma nei ristoranti trovi qualcosa di simile perché è fatto dalle industrie, però qualcosa di simile, non uguale. Una vostra bandiera, un piatto che le piace proporre e soprattutto che le piace fare e magari anche mangiare? Ultimamente glielo dico, mi sono inventata sto sugo di birra e io preferrei il raviolo al sugo di birra, perché si sposa veramente tanto, per me. Poi cosa dirle, altri piatti? Non saprei, perché comunque alla fine... Tutti buoni. Quello che faccio nel mio ristorante deve in primis piacere a me. Prima di tutto deve piacere a me. E allora lo faccio. Se non mi, un piatto che a me non piace, non lo farò mai qua dentro. Grazie Linda, un nome bellissimo, una ottima, stupenda chef della tradizione e poi un locale piacevolissimo, tanti vini e piatti squisiti.